Caro Hans, volevo chiederti, ti ricordi della mia amica Moskowitz? Non bene. È morta all'improvviso. Hanno parlato di un attacco di cuore, ma non è vero. È morta assieme al suo amico. Si sono suicidati. Anche tu. Anche tu hai giocato con l'idea del suicidio. E invece io non l'ho mai presa sul serio. Ora per ora rabbrividisco al solo pensiero. Quindi ti prego, promettimi di non farlo mai. Te lo prometto. Guardatevi attorno nella mia Spagna! Qui la felicità del suddito ha luogo in una pace colma di serenità, la stessa che io riservo ai fiamminghi. È la pace del cimitero. Vedo che conosci il nostro Schill. No, Marchese, voi siete ingiusto con me. Non sono e non voglio diventare un Nerone per il mio regno. Ma alzatevi, voglio oppormi a voi non come sovrano, ma come un uomo anziano, un giovane pieno di foga che è andato oltre il segno. Devo avvertirvi però, evitate la mia inquisizione, sarei addolorato se... Per favore, mi fai male. La prego, si sieda. Voglio essere franco. Ho troppa stima di lei per nasconderle la verità. La prego, si sieda. Vuole dirmi che non è più un onore avermi qui con voi? Ecco, si direbbe che a qualcuno faccia paura la sua popolarità. Non è la mia popolarità a far paura, e lei lo sa molto bene. La prego di considerarla soltanto come una sospensione momentanea. Spero che in autunno... Per tanto tempo non ho potuto insegnare perché ero donna. Ora non posso perché sono ebrea. Sarà una gravissima perdita per la nostra facoltà. Non creda che non mi sia battuto prima di rassegnarmi a rinunciare a lei. Grazie. Debbo consegnarle questa convocazione. Il professor Heller desidererebbe incontrarla. Franz Heller? Mi ha detto che avete studiato insieme a Gottinga. E ora lui è stato chiamato a far parte della commissione esecutiva centrale del ministero. Comunque, se il professore è un suo amico, non deve avere nulla da temere. Bene. Arrivederci. Buona fortuna, cara Edith. Non so più riconoscerti. Lontano è quel che amavi. Lontano è quel che ti affliggeva. Lontana la tua fatica e il tuo riposo. Quando mi sei accanto, io lo so bene. Non devo e non dovrei amarti.
Quando mi sei lontano, io lo so bene. Ti amo con tutto l'animo. Ho paura, Hans. Per la prima volta ho veramente paura. Cosa è successo all'università? Ti hanno mandata via? Sì. Ma non è per me che ho paura. È per la Germania. Fino adesso sono sempre stata certa che qualcuno, non so chi, ma qualcuno li avrebbe fermati. È talmente folle quello che cercano di fare. Oh, Hans. Abbracciami, ti prego. Parti con me, Edith. Partiamo prima che l'aria diventi irrespirabile. Ti voglio sposare. Non posso sposarti. Perdonami, ti prego. Perdonami. Ti amo, ma non posso. Ora non muovetevi. Parto domani per la Polonia, vado alla Boff. Ritornerai? No, non credo. Ti manderò la foto. Ti amo, Edith. Grazie. Grazie. Un suono pieno di fascino, vero? È stato il sogno di tutta la mia vita, imparare a suonare l'arpa. Finalmente è arrivata, Edith. Leggo i suoi scritti sempre con enorme interesse. Lei, al contrario, ha preferito abbandonare la scienza per servire il potere. Ho dovuto. Oggi è necessario agire, non filosofare. D'altronde, quando eravamo all'università avevo l'impressione che invece di vivere la vita gustandola in ogni suo aspetto, facessimo solo della filosofia, nient'altro che filosofia. Si ricorda, Edith, di quella volta che abbiamo cercato nell'acqua la sua crocetta d'oro. Ah, capisco. Allora, come vanno le cose? Si è sposata? No. E Hans? Perché mi ha fatto chiamare? Andiamo di là. Come certamente saprà, la legge del 1933 interdice alle persone di origine ebraica di espletare qualsiasi funzione didattica all'università. La prego, si accomodi. E purtroppo, evidentemente, nemmeno lei fa eccezione. Si direbbe che la mia conversione continui ad angustiarlo. Già. Sbaglio o non è stata per caso lei a dire una volta? Sì, a dire che la fede è una luce oscura che non basta alla mente. Lei dimentica che sono un filosofo. E dunque, se la filosofia è la ricerca della verità, deve riconoscere anche l'esistenza dell'altra fonte della verità. No, 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 no. Ora sta rinnegando il suo caro Husserl. No, 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 no. Non lo rinnego. È lui che mi ha indicato il carattere induttivo della fenomenologia ed è la mia intuizione che mi ha portato. La sua conversione è una vera farsa. Nessun vero cattolico affermerebbe mai d'essersi avvicinato alla fede grazie all'intuizione. La mente non può produrre la verità.
la può soltanto trovare, dottor Heller. E senza l'intuizione di una visione più complessa dell'essenza, anche la rivelazione non è possibile. Ed è esattamente questo che mi è successo. Mi perdoni, ma queste sono sciocchezze. Lei ha semplicemente avuto paura e per questo ha scelto Dio piuttosto che la verità. E la smetta di ridere! Chi cerca la verità cerca Dio, senza saperlo. Ma che cosa ha da ridere? La smetta! Oh, finalmente ha smesso di abbaiare. Edith, la storia non è dalla sua parte. Raramente la storia è dalla parte della filosofia e della ragione. Non finga di non comprendere. Lei sa quanto me come il popolo ebraico sia responsabile della perversione della nostra civiltà. La sola perversione che vedo è quella che voi volete imporre al popolo tedesco. Scriverò al Papa. Oh, lei pensa che il Papa tratterebbe seriamente una donna che ha rinnegato il suo popolo, che ha fatto solo scelte di comodo, che sta cercando protezione. E la sta cercando da me, quindi mi scusi, una vigliacca. Va via da questo paese, Edith. Te lo consiglio da amico. Il mio potere e la tua bellezza ti possono ancora salvare. Non mi sono mai schierata con il potere. Lo sai bene. La Germania è la mia patria. Non lascerò questo paese. No, mai. Mia cara, la Germania appartiene al popolo tedesco. Perché ti ostini a non capire che qui oramai non c'è più posto per te? Se desideri raggiungere Cristo, non lo cercare mai senza la sua croce. Non sono io a dirlo. Lei che è cattolico dovrebbe conoscere questa frase. Non dovresti disprezzarmi così, Edith. Sono delle assurde illusioni, Franz. Delle assurde illusioni. Non toccarla! Mamá.